ci troviamo al BAF questa sera, ma anche per un appuntamento di riflessione, un impegno sociale, e a parlare questa volta è la polizia penitenziaria, ma lo fa attraverso un film. Esatto, questa sera siamo qui al BAF con il nostro film documentario Il presente del passato. Il nostro obiettivo è stato quello di conservare la memoria storica del vecchio carcere che sorge proprio in centro a Busto Arsizia, ma anche di metterlo a confronto con il nuovo mondo penitenziario, quello segnato dalla riforma del 1990 che ha segnato proprio il passaggio dagli agenti di custodia al corpo di polizia penitenziaria, e attraverso delle storie che si sviluppano sia all'interno del vecchio carcere che del nuovo, vogliamo proprio mettere a confronto le due realtà con le differenze, gli stili di vita dei tempi e come rispondevano ai vecchi mandati, a seconda che fossero agenti di custodia o polizia penitenziaria. La cultura è un modo per unire il dentro e il fuori della città, lo abbiamo visto con tante iniziative all'interno del carcere di Busto Arsizio, questa volta invece siete accolti nel centro della città per un dialogo continuo. Esatto, ringraziamo innanzitutto il comune che ci ha concesso il patrocinio per la realizzazione del film. Per una volta siamo noi che usciamo all'esterno perché vogliamo dire a tutta la cittadinanza che ci siamo anche noi, che il carcere è un quartiere della città, non è soltanto un posto fisico relegato in periferia. E ci è piaciuta moltissimo l'idea perché il film, mi piace definirlo a chilometro zero, perché l'abbiamo realizzato interamente noi della polizia penitenziaria, che abbiamo seguito passo a passo ogni singola fase e passaggio della realizzazione del film, dall'idea alla sceneggiatura, alla scenografia, il set che è stato costruito interamente da noi, rivisitando il vecchio carcere, anche il casting, gli attori sono tutti poliziotti penitenziari e detenuti della casa circondariale. I detenuti soprattutto li troveremo nella seconda parte del documentario film.